ci catapultiamo a Pozzuoli, un Pozzuoli laddove vince il reinserimento sociale. Infatti quest'oggi vi parliamo di reinserimento lavorativo e sociale dei giovani provenienti dall'area penale e rilancio della cultura. Questi aspetti si fondono perfettamente in un progetto di riqualificazione di un sito turistico, quello della diocesi di Pozzuoli, ed è un progetto che per l'appunto prevede la riapertura della cattedrale, quando all'interno ritroviamo il museo ma anche i poggi diocesani nel rione terra di Pozzuoli, che tra l'altro contengono tra i tesori più belli e al mondo ma anche più antichi e affascinanti del sud e non solo. Questa iniziativa naturalmente cosa comporterà? Comporterà la riqualificazione di questo sito turistico che torna ad essere il più grande in Europa e sarà gestito, ed è questa la novità in assoluto, perché sarà gestito da giovani provenienti dall'area penale ed è un progetto che si titola Puteoli Sacra. Oggi a presentarcelo c'è oggi con noi il presidente della Fondazione CED Regina Pacis, Cristian De Simone. Buongiorno. Buongiorno. Una piccola precisazione, insomma, il presidente della cooperativa Regina Pacis, perché il presidente della fondazione è Don Gennaro Pagano, che tra l'altro è stato colui che ha preso, diciamo, il progetto, gli è stato affidato il progetto da parte della diocesi di Pozzuoli. Quindi giusto, non è vero. Vorrei fare questa. Va bene, grazie. Quindi lei è presidente della cooperativa, giusto? Sì. Perfetto. Esatto. Senta, io partirei con chiederle come si è arrivati a questa alla maturazione della, insomma, che una maturazione che prevede la realizzazione di questo splendido progetto sociale, ma anche culturale, perché sappiamo che dietro c'è il lavoro di una squadra che ha cooperato in maniera strepitosa. Sì, chiedo un attimo. Sì, c'è il telefono. Un problema tecnico con il tecnico del telefono. Un attimo solo. Sì. Scusa, ok. Siamo tu. Allora, sì, parliamo di un progetto di inclusione e reinserimento sociale. Parliamo del più grande sito turistico di Europa gestito da ragazzi provenienti dall'area penale e in particolar modo da giovani provenienti dall'IPM di Nisida, da donne provenienti dalla Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli e da giovani che vengono segnalati dai servizi sociali territoriali. È un modello di istituzionale, diciamo, di presa in carico istituzionale, perché in realtà vedrà il coinvolgimento di diversi enti, tra cui c'è il CGM, il Centro di Giustizia Minorile, c'è l'USMA, che sono i servizi sociali per i minori, abbiamo la presenza di diverse università che garantiranno, diciamo, anche una formazione a questi giovani, e quindi abbiamo la Federico II, la Partenope, abbiamo l'Accademia di Belle Arti, e abbiamo enti di formazione regionale come la GESFOR, abbiamo la cooperativa appunto di cui vi parlavo, che si occuperà invece degli aspetti dell'avviamento al lavoro. Quindi è una equipe, è un gruppo, diciamo, un partenariato ben composto che garantirà a questi ragazzi obiettivamente la possibilità di acquisire quelle competenze che gli permetteranno poi di poter lavorare alla gestione completa di un sito. Non si tratta quindi soltanto di guide turistiche, ma abbiamo ragazzi che si occuperanno della biglietteria, del bookshop, abbiamo ragazzi che si occuperanno della manutenzione, delle pulizie, e quindi abbiamo un gruppo di ragazzi che gestiranno nella sua totalità il sito, ed è per questo che parliamo del più grande sito in Europa gestito da ragazzi dell'area penale. Questo diventa un doppio motivo di orgoglio dunque anche per tutta la comunità, perché per l'appunto, come dicevo prima, c'è una grande squadra, di una grande cooperazione, e per l'appunto, come diceva lei, i ragazzi sono provenienti dagli istituti penitenziari. Questo rappresenta naturalmente anche un grande simbolo di speranza per tutti, perché vuol dire che c'è la possibilità di poter recuperare la nostra vita e con la possibilità di un grande reinserimento lavorativo, non dimenticando l'aspetto culturale. Molte volte l'aspetto culturale insegna tantissimo. Sì, il bello, diciamo, educa, quindi il nostro obiettivo è proprio questo, è valorizzare un sito bellissimo, diciamo una roccaforte, la parte più antica, diciamo, di Pozzuoli, che è disabitata da più di 50 anni, e valorizzando, diciamo, il sito si vuole valorizzare anche quello che è il percorso, diciamo, di questi ragazzi al reinserimento sociale. Parliamo di un sito quasi unico, se non proprio unico, diciamo, al mondo, perché c'è un tempio, la cattedrale in realtà è costruita sopra un tempio, il Tempio di Augusto, e è quasi un viaggio nel tempo che noi proponiamo ai visitatori, perché si passa dalle colonne marmoree dei tempi romani, diciamo,
del Tempio di Augusto fino al barocco seicentesco, fino alla ristrutturazione che è stata, restauro che è stato fatto, diciamo, in epoca moderna, dove abbiamo addirittura la costellazione di proposta, diciamo, in alto dell'arrivo, diciamo, di San Paolo in cattedrale. Ne sa un... Oltre a questo, sì. No, prego, prego. Continui. Oltre a questo abbiamo i dipinti di Artemisia Gentileschi, che è la prima donna a dipingere per la Chiesa, è la prima donna ad essere iscritta all'Accademia di Belle Arti, ed è un simbolo di riscatto sociale, di femminismo, il desiderio di ribellarsi allo status quo. E questo ha ancora più significato perché vedremo coinvolti in questo progetto, come detto poc'anzi, oltre ai ragazzi che provengono da Nisida, anche le donne che provengono dalla casa circondariale femminile di Pozzuoli. Quindi è ancora più bello, insomma, che Diventa, siano ecco, proprio loro a diviene valore raccontarlo. aggiunto, ecco, questo riscatto sociale di cui lei parlava con Artemisia Gentileschi, che diventa in questo caso simbolica, diventa un grande simbolo di speranza e per l'appunto di riscatto sociale, ma questo può avvenire grazie al reinserimento lavorativo, non dimenticando le immagini di copertina che le immagini a supporto che appunto interessano questa chiesa, una chiesa che ecco, simbolicamente da sempre ha avuto il ruolo di recuperare ragazzi affinché gli stessi possano riprendere la strada maestra. Avendola giustamente perduta. Negli ultimi anni però questo impegno, possiamo dire, è rimasto e insomma si è visto sempre più difficile anche in questi ultimi tempi a causa della pandemia. Però siamo quindi in tempo attraverso questa intervista e questa piacevole chiacchierata con lei per recuperare i ragazzi che per l'appunto hanno avuto delle difficoltà. Sì, diciamo che la nostra Chiesa, parlando di diocesi di Pozzuoli, ha investito sempre negli anni su aspetti inclusivi, sull'aspetto del reinserimento sociale, e lo ha fatto tramite la Fondazione Centro Educativo Regina Pacis, che negli anni ha recuperato veramente tante, tante famiglie e tanti ragazzi a rischio, diciamo, emarginazione sociale. Parliamo di numeri molto alti, insomma, 600 famiglie che sono state aiutate dal 2013 ad oggi, Sì, perché la vostra parliamo di fondazione in realtà 60. nasce nel 2013 e quindi da allora lei sta riportando i numeri, Esatto, quindi comunque c'è un grande successo, un esatto. modello di reinserimento che funziona, quindi non è, insomma, è esperienziale, è confermativo anche. Esattamente. Sì, parliamo di 60 ragazzi che dall'area penale sono arrivati nei nostri residenziali, perché noi abbiamo un residenziale che accoglie appunto ragazzi che vengono da Nisida, abbiamo il residenziale che accoglie le donne che vengono dalla casa circondariale femminile di Pozzuoli. Ben 60 di questi ragazzi. L'80% di questi 60 ragazzi è riuscito a reinserirsi concretamente nella società e a trovare un lavoro. Alcuni di questi ragazzi vengono assunti, sono stati assunti direttamente dalla nostra cooperativa, altri invece hanno avuto la possibilità di fare una prima esperienza con noi e poi inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi questa esperienza virtuosa che abbiamo portato avanti dal 2013 ad oggi la vogliamo riproporre all'interno, diciamo, di questo sito turistico meraviglioso, insomma, che si trova a Pozzuoli, e perché no, moltiplicare magari le energie grazie appunto a questa rete, questo allargamento della comunità educante che stiamo cercando di Esatto, da un portare avanti. lato quindi parliamo di un reinserimento sociale con al centro i giovani, dall'altro lato parliamo anche di una riqualificazione del territorio, ma della Yes. riqualificazione di un grande polo turistico. So che è difficile in questo caso fare il cronoprogramma a causa dell'emergenza pandemica, però le chiedo quando sarà possibile aprire ufficialmente, sebbene mi rendo conto che non possano esserci date certe, però indicativa magari sì. Allora, noi poc'anzi, cioè poco fa, ho sentito Modestino che parlava di aprile, e noi probabilmente a fine aprile riusciremo a inaugurare questo progetto, se ce lo consentono, perché i tempi sono complicati. Quindi la speranza è che aprile sia il mese fortunato, non solo per Modestino, ma anche per noi Un mese e di per i grande ragazzi. di rinascita anche per, soprattutto per i ragazzi e questo naturalmente è anche il nostro auspicio. Complimenti e noi gli auguriamo buon lavoro. Io ringrazio ancora una volta per averci presentato il progetto Puteoli Sacra, Cristian De Simone che è il presidente della cooperativa CED Regina Pacis. Ho detto bene ora?
Esatto. Io ringrazio voi per l'opportunità che ci avete dato. Grazie a voi, in bocca al lupo e un grande abbraccio a tutti questi ragazzi che hanno voglia di rinascere, rinascere con la cultura, rinascere con, all'interno della società. E noi siamo qui a dire che ci siamo. Grazie, restate con Mattina Noi, noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Grazie.